Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Lollo, lo sapete. Questa settimana è stata la settimana degli Oscar, ma sapete benissimo anche quanto amo le classifiche. Quindi ecco qui i 7 momenti indimenticabili che hanno segnato la storia della consegna degli Oscar. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Mettetevi comodi per... Mettetevi comodi perché il nostro campionato inizia adesso. E adesso partiamo alla caccia di quelli che stanno davanti. Sto scherzando, Come state? Io bene, dai, abbiamo passato un bel weekend a tinte rossonere. Ci siamo divertiti, abbiamo visto una bella partita, abbiamo visto comunque 3 punti che ci portano comunque avanti in quelli che sono i nostri obiettivi, al di là della battuta che ho fatto in apertura, che ripeto ovviamente per tutti i tifosi delle altre squadre che poi verranno qua sotto a commentare. Era semplicemente una battuta, lo scudetto è finito, l'ha già vinto l'Inter con x1000 punti di vantaggio. Però i nostri 3 punti li abbiamo presi, come vi ho raccontato ieri nel video post partita. 3 punti fondamentali, pesantissimi per quella che è la nostra... Ho dei capelli incredibili ragazzi, perché sono appena uscito dalla doccia e li ho fonati male, fa niente. 3 punti fondamentali che ci servono per andare praticamente a continuare nel nostro percorso di fortificazione, non so se si può dire ma lo diciamo lo stesso, fortificazione di quello che è il nostro posto Champions. Mettiamo 3 punti sulla Juve, importante, ma soprattutto continuiamo a mettere punti sulla quarta, quinta, poi addirittura adesso si parla addirittura di 6 posti Champions. Adesso ci arriviamo. Allora, vi devo un discorso da ieri post partita. E qual è il discorso? Ieri vi ho raccontato che il buon Chris Pulisic ha fatto il 5000° gol del Milan in Serie A. Ieri vi ho raccontato che il 4000 l'aveva fatto Kakà in un Genoa. Me lo sono recuperato perché ho visto che ieri... No, lo facci sapere chi ha fatto i gol prima. Ecco, mi sono recuperato la statistica. Il 4000° gol del Milan in Serie A l'ha fatto Riccardo Kakà ed è un Genoa-Milan 0-3 del 26-08-2007. Il 3000° gol l'ha fatto Daniele Massaro in un Torino-Milan del 91. Il 2000° gol del Milan in Serie A l'ha fatto Ferrario nel 64. E il 1000° storico gol della AC Milan l'ha fatto Nordahl nel 1950 in un Milan-Roma 6-2. E speriamo che sia di buon auspicio per quello che succederà poi in Europa League. Allora ragazzi, un sacco di cose di cui parlare in questo video, perché sono arrivati degli aggiornamenti sulle condizioni sia di Pier Kalulu e sia sulle condizioni di Mike Maignan. Poi vi devo parlare dei convocati, poi vi devo dare una notizia su Acerbi, anche questa proprio dell'ultimo minuto. Poi andiamo a vedere una roba di Teo e dei 100 milioni di Teo, dopo ne parliamo bene. E poi andiamo a vedere, ovviamente finiamo il discorso insomma della partita di ieri, le ultime cosine. Allora ragazzi, prima di andare avanti, obbligatorio iscriversi al canale, perché questo mese ragazzi veramente incredibile. Cioè tipo il video di ieri, se di solito siamo a 70% di quelli di voi che guardano il video ma non sono iscritti al canale, 70%, il video di ieri ragazzi, più dell'85% di quelli che hanno guardato il video non erano iscritti al canale. Ma cosa vi costa? Nulla! Qua sotto c'è il tasto iscriviti. Iscrivetevi così mi fate un po' contento. E basta, nel primo commento come sempre trovate il link diretto al mio secondo canale. Là invece veleggiamo a 100-200 iscritti al giorno, lì voliamo. Però anche sul primo canale, ragazzi, che adesso perché ci iscriviamo tutti al secondo canale non ci iscriviamo più al primo. Dai, mettete iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Andiamo in sigla, iniziamo a parlare di tutto il resto. Mettetevi comodi, tiro un po' giù la luce qua perché c'è una luce incredibile e ripartiamo. 1, 2, 3, sigla. Un po' di luce, un po' no, non ci capisco una mazza. Allora, andiamo un po' così, un po' con ordine ma anche un po' a random. Allora, che cosa è... prima notizia che vi volevo riportare è...
Anzi, facciamo così. Prima vi parlo di Kalulu e Mike e poi andiamo a vedere le convocazioni delle nazionali. Allora, purtroppo ho una bella notizia e una brutta notizia. La bella notizia riguarda... Parto dalle belle notizie, riguarda Mike Maignan. Controllo, non è stato riscontrato nessun problema muscolare per lui, sapete, dopo l'intervento che ha fatto, dove si è allungato, ha fatto una spaccata incredibile, se la faccio io mi rompo in sei pezzi. Lui invece ha fatto la spaccata, si toccava un po' sotto la coscia, però in realtà gli hanno fatto un controllo, quindi non è successo assolutamente niente a Mike e sono contento per lui. Invece purtroppo, ragazzi, ammazza che sfiga, Pier Kalulu torna titolare nella partita di ieri, dopo X mesi, mille giorni, mille partite che non era titolare, torna e purtroppo, ragazzi, Kalulu ha riportato una distrazione. Allora, state attenti perché poi vi racconto una cosa. Una distrazione del legamento collaterale e inizierà da subito una terapia conservativa. Cosa è successo? Che questa notizia è stata riportata anche da... appena è uscita, perché è una notizia di 3 minuti fa, è stata riportata da diversi media. Ma la cosa che mi ha fatto un po' sorridere è il fatto che quando veniva riportata, veniva riportata non con le diciture corrette. Io ci tengo a riportarvi la dicitura corretta segnalata da Milan. A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nella gara di ieri, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale. Ok, quindi non c'è rottura, quindi non c'è lesione, niente. Semplicemente c'è, a seguito di un trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara, ha riportato una distrazione, ok? Io non sono medico, non ho assolutamente le competenze per dirvi quanto tempo il buon Pier Kalulu adesso dovrà riposare, ma parlando di calcio da tanti anni sappiamo che quando si parla di distrazione del legamento di solito stiamo parlando di 2-3 settimane, un mese e poi si torna tranquillamente a giocare, quindi ad allenarsi. Quindi tutti gli scenari apocalittici che ho letto appena uscita la notizia, ripeto, non lo so, non sono un medico, però andiamo con calma, ragazzi, andiamo con calma. Non ha rotto il menisco, non ha fatto niente, ha avuto una piccola distrazione del legamento mediale, collaterale mediale, quindi questa era ciò che vi volevo riportare. Invece Mike, come vi raccontavo prima, tutto a posto e può andare in nazionale, quindi mi sono recuperato chi va in nazionale, perché ovviamente non è l'unico, ma abbiamo 13 giocatori che sono stati convocati nelle rispettive nazionali. Chi sono? Mike, ovviamente per la Francia, Simon Kier con la Danimarca, Theo per la Francia, Terracciano per l'Italia Under 20, Giancarlo Simic con la sua Serbia, Isma Benasser per l'Algeria, Yunus Musa per gli Stati Uniti, TJ Renders per l'Olanda, Chris Pulisic, ovviamente capitano America, grandissimo acquisto Chris Pulisic, ovviamente capitano America per gli Stati Uniti, Oliviero Bombervero che è stato convocato per la Francia, Luka Jovic per la Serbia, Rafa Leao ovviamente per il Portogallo e anche il buonissimo Noah Okafor per quanto riguarda la sua Svizzera. Sono tutte amichevoli, forse l'unica... credo che sia competitiva e quindi non amichevole è gli Stati Uniti. Sì, esatto, perché Chris Pulisic e Yunus Musa giocheranno la semifinale di Nation League e basta, e l'eventuale finale o il terzo e quarto posto poi insomma per loro CONCACAF, la semifinale CONCACAF, si è scritto così, di Nation League. Ok, quindi questi erano praticamente i convocati per le nazionali. Andiamo avanti, altra notizia dell'ultima ora. Cosa è successo? Insomma, avete visto tutti il casino che è scoppiato ieri, giustamente, per le parole di Acerbi a Jesus del Napoli, che non voglio neanche ripetere, non voglio neanche entrare nell'argomento perché solo parlarne mi fa... Non sto parlando di Acerbi, in generale... Parlare di quell'argomento che nel 2024 non dovrebbe neanche esistere, quindi il fatto che io adesso vi legga questa cosa la trovo veramente incredibile. Cosa è successo? Che in attesa della sentenza del giudice sportivo, perché ovviamente sarà poi giudicato anche dal dovrebbe essere giudicato, uso sempre il condizionale perché non mi voglio mettere in mezzo a avere problemi,
Acerbi è stato escluso dalla nazionale di Spalletti per le prossime due amichevoli negli Stati Uniti. Al suo posto è stato convocato Mancini, quindi Acerbi, per quanto successo e ripreso insomma da tutte le telecamere, Juan Jesus che va a parlare con l'arbitro e gli racconta quella roba che non voglio neanche dire, anche perché non abbiamo, quindi io ovviamente mi metto, metto sempre il dubbio, metto sempre il dubbio, non perché non creda alle parole di Juan Jesus, ma ovviamente per non prendermi nessun tipo di responsabilità. Se poi sarà accertato, non vedo perché Juan Jesus dovrebbe inventarsi una cosa del genere. Insomma, verranno presi poi dei provvedimenti. Allora, questa mattina voglio raccontarvi questa cosa proprio nella massima trasparenza. Questa mattina io, quando mi sono messo a guardare, mi sono svegliato, sistemato il mio bambino, poi prima di portarlo all'asilo, come sempre mi metto a guardare quelle che sono le ultime notizie del riguardo al Milan, eccetera, eccetera. Mi aspettavo che questa mattina si desse tantissimo risalto a quella che è stata la prestazione del Milan, perché il Milan ieri ha fatto una gran partita, ragazzi. Il Milan ieri ha fatto una gran partita in un campo difficile, contro un Hellas Verona che comunque deve salvarsi, quindi aveva assolutamente massima importanza sulla partita di ieri. Infatti comunque loro hanno fatto la loro partita, ragazzi. Hanno fatto una buona partita, Noslin, se non ricordo male, ha fatto anche un bel gol. Hanno fatto la loro partita, soltanto che noi, credo che le parole... arrivo poi a finire il concetto che ho iniziato, però in mezzo vi voglio dire una cosa. Finisco il concetto, poi vi spiego di quella roba lì. Comunque, mi aspettavo che leggendo questa mattina come veniva riportata la giornata di ieri del Milan, io avrei trovato sugli articoli tantissimo risalto a quella che è stata la partita di ieri. Invece guardo quelle che sono le notizie di giornata del Milan e trovo: Teo decisivo anche ieri, gol, assist e colpo di genio. Uno dei migliori terzini al mondo e sarà uno degli uomini di mercato in estate. Ma come? In che senso? Il Milan proverà a rinnovare il contratto, ovviamente. Ci sono già stati contatti con gli agenti, ma le big europee sono alla finestra con il club e con il club rossonero, che ha già fissato il prezzo. Chi vuole Teo Hernandez deve spendere almeno 100 milioni di euro. C'è il Bayern, ovviamente, c'è sempre il Bayern, in particolare, contatti non ce ne sono ancora stati. No, non ho capito. Allora, è uno dei migliori terzini al mondo e sarà uno degli uomini di mercato in estate. Il Milan proverà a rinnovare il contratto, legittimo. Ci sono già stati contatti con gli agenti. Però c'è il Bayern in particolare, ma contatti non ce ne sono già stati. O ci sono stati contatti o non ci sono stati contatti, non capisco. Ma quasi tutto dipenderà dalla volontà del francese, come sempre. Teo a Milano si trova molto bene e la sua compagna è di Verona. Basterà questo per farlo restare in rossonero? Ci sono rimasto un po' male, ragazzi. Ripeto il mio concetto. Io pensavo che questa mattina la notizia principale del Milan era grande Milan. Il Milan ha fatto, potremmo vedere anche la storia dei punti. Il Milan che sta facendo un sacco di punti. Il Milan che comunque vada ha fatto ancora 3 gol. Sta facendo il proprio campionato il Milan. Cioè, mi aspettavo una ricostruzione sui media oggi di questo tono. Invece il fatto che l'apertura principale su Teo fosse il Milan fissa il prezzo di Teo ed è di 100 milioni di euro, mi ha lasciato quantomeno un po'... Ovviamente nel massimo rispetto di tutti, ragazzi, come vi dico sempre, ognuno deve essere libero di fare di scrivere quello che vuole, nel rispetto, perché comunque non hanno scritto niente di male. Però mi aspettavo oggi la vittoria del Milan fosse trattata in un modo completamente diverso. Vabbè, tant'è, insomma, questo hanno scritto. Tra l'altro, vi volevo leggere, ragazzi, una cosa che questa mattina... Allora, vado un attimo in linea con le notizie. Skira, vabbè, dice che Charles de Ketelare ha cambiato agente. Poi abbiamo Bergonzi, che è un ex arbitro, che parla di Acerbi. Poi, no, vi volevo leggere, eccola qua, questa qua vi volevo leggere. Allora, nelle ultime 17 giornate Milan e Bologna viaggiano a ritmo dell'Inter. Se il distacco in campionato non è di certo roba da poco, lo si deve ad una parte di competizione tra settembre e metà novembre, dove Milan e Bologna hanno inanellato risultati che li hanno distanziati dalla squadra nerazzurra. Già, perché nelle ultime partite, come scrive Condò, il Milan ha fatto solo 6 punti in meno dell'Inter e il Bologna solo 6 punti in meno anche loro dell'Inter. Occhio!
Nelle ultime 17 partite il Milan ha fatto solo 6 punti in meno dell'Inter e il Bologna solo 9 punti in meno dell'Inter. Quindi il distacco maggiore a conti fatti coincide esattamente con il periodo nel quale la squadra di Pioli era dimezzata dagli infortuni, perché solo nella partita di ieri contro l'Hellas Verona Pioli ha avuto la possibilità di riavere la coppia dei centrali Kalulu-Tomori. L'ultima volta che erano a disposizione entrambi era la prima settimana di ottobre. Di fatto il Milan ha giocato metà campionato senza la quasi totalità dei difensori centrali. Quindi abbiamo prima parte di campionato, ma io vi racconto queste cose ma lo sapete già. Prima parte di campionato, anche col derby che noi perdiamo male, ma dove noi a un certo punto facciamo anche più punti dell'Inter. Arriviamo nella partita contro il Napoli, dove ci si fanno male praticamente tutti i giocatori. Facciamo un mese e mezzo da inizio ottobre a metà novembre, dove noi perdiamo punti, va a finire male in Champions, facciamo una fatica incredibile, giocano sempre gli stessi e accumuliamo distacco. Da quel momento in poi, per 17 partite, 17 partite ragazzi, non 2, 17 partite, il Milan fa quasi, tra virgolette, gli stessi punti che fa l'Inter, perché comunque ne facciamo solo 6 in meno. Quindi, come scrive Condò, alla fine il distacco abissale che il Milan si trova oggi è tutto da riportare a livello temporale nel momento in cui il Milan era senza giocatori. E voi direte, grazie al cavolo Lollo, lo so benissimo, lo so pure io, però a me rimane qua. Ragazzi, questa stagione qua, ovviamente l'Inter vincerà lo scudetto, ok? Noi finiamo o secondi o terzi, me lo auguro, incrocio le dita, noi finiamo o secondi o terzi. Comunque vada, a me sta stagione mi rimane qua, mi rimane qua, perché noi abbiamo avuto metà stagione senza la difesa, abbiamo fatto metà stagione senza difesa titolare e abbiamo buttato via di quei risultati, ragazzi. Non voglio più neanche pensarci, perché mi viene il magone a pensare a quella roba lì. Cioè, abbiamo buttato via Salernitana, Lecce, Napoli, Udinese, adesso neanche mi vengono in mente. Partite che avevamo già vinto, ragazzi. Prendete queste tre partite che al posto che pareggiare mettete insieme 6-7 punti. Eravamo lì, erano i 6 punti di distacco che avevamo dall'Inter. 6 punti oggi, aver avuto oggi 6 punti di distacco dall'Inter con un derby da giocare era totalmente diverso che adesso avere tutti la marea di punti che abbiamo per l'Inter, che oramai lo scudetto l'ha vinto. Vabbè, dai. Poi Sky fa chiarezza sulla possibilità di vedere 6 squadre italiane in Champions, perché c'è anche questa cosa che già vi avevo ventilato. Con 5 posti praticamente già al sicuro, potrebbe aggiungersene addirittura un sesto nel caso in cui la quinta classificata, quindi la Roma o l'Atalanta, dovesse, ovviamente ci auguriamo di no perché speriamo di vincerla noi, dovesse vincere l'Europa League. Perché addirittura se l'Atalanta o la Roma dovessero finire quinte e una di loro due dovesse vincere l'Europa League, ci auguriamo ovviamente di no, speriamo che lo vinca il Milan, addirittura avremmo una sesta squadra in Champions League. Incredibile, ragazzi, incredibile. E beh sì, diciamo che i 5 posti di Champions sono praticamente cosa quasi oramai fatta, quindi per i paurosoni come me dovete guardare la sesta. Ragazzi, vi saluto e vi ringrazio, come sempre è stato un piacere tenervi in compagnia. Dai raga, iscrivetevi al canale, per piacere, non vi costa niente. Io quando guardo quella roba lì che più dell'80-90% di quelli che guardano il canale non sono iscritti, mi chiedo perché. Non vi costa niente, ragazzi. Cioè, capisco se una roba costasse soldi, allora dico, vabbè, so, 5 euro, allora ok. Ma non costa niente, qua sotto ci mettete 2 secondi cronometrato, ragazzi. Qua sotto c'è il tasto iscrivetevi, non costa niente, ragazzi, niente iscriversi al canale. Ciao a tutti, raga, un bacio, un abbraccio, forza Milan, ne vado via al Chiuri Inter. Ciao!